Ciao a tutti, oggi nuovo video. Volevo farvi vedere i prodotti terminati. Sì, sono con luce naturale, sperando si veda. Forse è meglio che ci voglia più, se ce n'è meno, se ce n'è più, però è mattina presto perché sono le 9:30 più o meno. La luce è questa perché abbiamo il palazzo davanti. C'è un cane che piange, non so perché. Vieni, qua. Fatti vedere. Dov'è? Eccolo. Ciao a tutti, amici. Ciao. È un perenne pianto stamattina, vero? Sì, perenne pianto. Beh, opa. Comunque, prodotti terminati, ho terminato White Drink della Bontà Nuova, reperibile al Penny Market, credo di sì. Poi ho terminato questo cappuccino zuccherato della Crusta, che avevo visto in un video di Mad Carolina, che saluto. Lei è molto fitness, molto healthy. Ho provato anch'io a seguire i suoi consigli e questo mi è piaciuto molto. Cappuccino di zucchero della Crusta da 250 grammi, quindi un bel barattolone. L'ho finito, lo andrò a ricomprare. Poi, sempre Bontà Nuova, ho finito il frutta drink alla fragola stavolta, quello bianco, questo è la fragola. Molto buono anche questo, sempre simile Actimel, però questo è LC1 della Nestlé, ai multifrutti, molto molto buono perché sa di tipo ace, molto molto buono. Poi sempre riguardo food, ho finito cornetto alla biscotta della Misura, che la state un po' distrutta, però ho finito questi, li ho ricomprati nella mia dispensa. Ho finito questo piccolo pacchetto di campagnole, questo è per guardo per colazione quando sono in casa, e spuntino. Poi food dovrebbe essere finito, sì, ho finito come salviette, ho finito queste, chiamano ciao baby, le ho prese una francia interna, forse 1 euro 2 euro, da Tigotà. Ciao baby, le Speedy Care, queste sì, 99 centesimi, sempre da Tigotà. Ho messo l'altro pacchetto nella borsa. Poi ho finito questo Saugella 150 ml, la confezione in regalo. Io come intimo uso questo, ve lo consiglio se siete femminucce come me, vicino a chi apre la serranda, ve lo consiglio, c'è diversi tipi, però io uso sempre quello blu o quello verde. Si ritrova in farmacia e nei grandi supermercati. Poi ho finito, sempre quando riguardo il food, ho provato queste Ruby Cocoa Beans di Kit Kat, sono rosa, sono molto buone e vengono, almeno io l'ho vista a Carrefour Express a 1,20. Numero privato e call center a quest'ora di mattina. Poi, per quanto riguarda i brochet, sì, ho finito proprio oggi perché ho ancora i capelli bagnati per fatto la doccia. Allora, il gel doccia concentrato alla vaniglia del Bourbon, mi piace tantissimo questo bagno schiuma, ne vorrei comprare pacchi interi, adesso voglio prendere quella col cocco, però ho ancora di bagno schiuma.
quella di bagnoschiuma, e ve lo straconsiglio, della Yves la vaniglia, il bagnoschiuma corpo, molto molto buono. Poi ho finito, ahimè, lo shampoo sempre della Yves Rocher, è lo shampoo in crema, consigliato anche da Beatrice Ambra qui su YouTube, quando un saluto e un grande bacio, è una grande ispirazione per me. Questo è buonissimo, io lo usavo soprattutto sulle lunghezze perché rimangono un po' più secchi i capelli con lo shampoo. Poi ho terminato il balsamo nutriente capelli secchi, è stato di avena. Mi è piaciuto però la profumazione all'avena, dunque io per ora qualsiasi prodotto all'avena cosmetico non mi piace, perché la profumazione non mi fastidio. Poi ho finito, vabbè, se siete femminucce potete guardare, se siete no, ho finito questo Linesseta Ultra 12 assorbenti. Questi sono quelli che uso io, il Linesseta Ultra lungo con ali, punto. Ve li consiglio, siete femminucce come me, prima siete no, voi non avete questo problema. Poi ho finito della linea Care for You spray auricolare per la pulizia dell'orecchio. Io questi li trovo da Tigotà, cioè tutta una linea care per la persona, cioè per le orecchie, per il naso, per gli occhi, soluzioni saline, cioè tante cose molto utili per la pulizia quotidiana della persona a poco prezzo. Io andate a dare un'occhiata al Tigotà più vicino. Poi ho finito il mio amatissimo olio viso puro della Delidea, è olio puro di argan, questo lo andrò a passare anche qui sul contorno degli occhi e sgonfia per davvero, io ve lo straconsiglio. Poi ho finito, non l'ho fatti mai vedere, ma l'ho finito, ahimè, il mio amatissimo profumo corpo body mist vaniglia della Colina. Purtroppo l'ho finito, lo vorrei ricomprare, ma ne ho già altri profumi da finire. E ho finito Candy Fruits e Vaniglia Blossom della Deborah. Questo lo potete recuperare nell'Ipershop, Tigotà, qualsiasi negozio che rivende profumi, che rivende la Colina, anche nelle profumerie più grandi, Marionneau, La Gardenia, Limoni. Questo è più recuperabile, io più o meno sempre sui 9,90, 10,90, 11,90. Questo non lo so perché me l'aveva regalato mia zia in una confezione con profumo e crema corpo per Natale di qualche anno fa, quindi non so se è reperibile, però è molto buono. Ultimi prodotti, ho finito questo lavatrice ecodetergente ipoallergenico della Chantecler. Se seguite il mio canale sapete che io sono allergica al nickel, gli allergici al nickel devono usare tutti i prodotti per la persona, per il lavaggio del bucato, anti-allergici o ipoallergenici. Io con questo mi trovo molto bene, mi trovo bene anche con i prodotti. Allora, questa è Chantecler Vert e mi trovo molto bene, e anche quei prodotti della Winnis. La Winnis ha tutta la linea di bucato, di pavimenti, di vetri multiuso, sia per i piatti, per la lavastoviglie, qualsiasi cosa. La Winnis, vi consiglio la Winnis, non si era capito? Comunque, con questi prodotti finiti ho finito battutona.
spero che vi sia stato utile questo video, che vi abbia dato qualche ispirazione per fare qualche acquisto alla ampolla Minute. Spero proprio di sì. E niente, io vi saluto e mando un grosso bacio. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, lasciate un like e un commento per supportare questo canale. E niente, vi saluto, un abbraccio a tutti, ciao ciao!